è sempre comunque il momento giusto per un buon panino estivo, eh? Questo lo dico e ve lo ripeto, soprattutto quando avete a disposizione qualcuno da imitare, qualcuno che i panini non li fa buoni, li fa gourmet, straordinari. È Daniele Reponi che torna da noi. Che bello vederti, il mio chef. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Il mio chef con il fiocco. Già. Già dal pane, già dal pane ho capito che oggi facciamo cose serie. Cose serie, io oggi. Questo è un pane integrale? Questo è un pane con tanti cereali all'interno, quindi un vero multicereali. Tra cui la segale, perché io oggi ti voglio accompagnare in un viaggio quasi, diciamo, sull'arco alpino. Tanti prodotti, una specie di passeggiata nel bosco, di un bosco alpino. Quindi dove andiamo? In Trentino? Esattamente, diciamo la protagonista di questo panino è la carne salata. Buona. Quindi lavorazione tipica, questa buona. È la carne salata. Allora, per chi non la conoscesse, spieghiamola che cos'è. È una, innanzitutto non è maiale. Esatto, è una carne di manzo. È manzo, stagionato, che viene, come dire... stagionato a lungo, credo, no? In realtà subisce una salatura a secco. Da questo carne salata. Esattamente, sì. Quindi sale, spezie, bacche di ginepro soprattutto, e quindi acquisisce una salatura che dura anche 20-30 giorni. Quindi, l'importante, la caratteristica sua, è che non viene fatta in acqua, quindi senza liquidi, ma è proprio una salatura a secco. Ma pensate, e rimane la carne morbidissima. Morbidissima, è proprio una cultura tipica delle zone alpine, del Trentino, delle Dolomiti. E per chi non l'avesse mai assaggiata, vale la pena fare addirittura un viaggio per sentire. Correte nelle valli del Trentino, perché davvero, ad assaggiare. Vabbè, non posso farlo, però va bene, andiamo avanti. Tu non puoi. Cerca di distrarmi allora. Allora, io intanto mi occupo della parte cremosa di questo panino. E come la fai? Con latte? Esattamente. Latte e limone. In realtà è una bevanda a base di mandorle, quindi sembra latte, è il latte di mandorle. Metto un po' di limone, quindi una parte acida. Voglio fare una maionese molto delicata, perché non voglio rubare spazio alla carne salata. Quindi mi fai una maionese con... Una falsa maionese. Ah, una falsa maionese. Quindi limone, aceto bianco, e il latte di mandorle e aggiungo olio di semi. Ma quante maionesi sto scoprendo venendo qui nel banco della cucina di Camper. Se ne possono allora, fare mi ha detto l'altra volta un consiglio che io ho subito applicato. Ogni panino, prima di essere composto, va scaldato il pane. È un'altra cosa. E hai visto che l'ho già... Non ci credevo, l'ho provato, è un'altra cosa. C'ha ragione lui. Hai visto che l'ho già messo in opera. Quindi ho aggiunto olio di semi, circa in quantità doppia rispetto alla quantità di bevanda di mandorle. E poi vado a frullare. In teoria lo puoi fare pure con la nocciola, quindi. No, perché serve una parte di lecitina. Quindi, e la bevanda deve contenere lecitina. Lecitina. E vedi che comincia già a montare. E il risultato è esattamente questo. E gli è venuta pure a lui. Cioè, qui le maionesi vengono. La cosa bella è che questa non rischia mai di impazzire. No. Perché non avendo uovo è semplicissima da ottenere. Ed è freschissima. Ma pensate. Rivediamo un po' velocemente gli ingredienti. Latte. Bevanda a base di mandorle, sì. E appena un pizzico di sale se volete, limone, un po' di aceto e olio in quantità doppia rispetto alla bevanda di mandorle. Bene. Altro passaggio assolutamente diciamo trentino è il formaggio. Questo viene dalla zona di Dobbiaco, quindi siamo vicino alle Dolomiti, cioè, paesaggi. Il problema è che ne hanno talmente tanti. Esatto. Tu che usi invece? Questo è un formaggio semplicissimo di mucca, e una sorta di chiamiamola di latteria, è un formaggio di malga. Ah, quindi è classico. Quindi è proprio un classico. Classico latte d'alpeggio. Esatto, dolcissimo. Lo vado a mettere sul pane che si sta scaldando. E vado a chiudere la padella con il coperchio in modo da sfruttare il vapore. Io non voglio cuocere cioè, il formaggio. Il formaggio non viene cotto, ma si appassisce. Bravissimo, deve dare questa sua cremosità straordinaria. E poi altro passaggio nel nostro bosco, fragoline di bosco. No. Andiamo a sfruttarne la parte acida. Qui mi sorprendi proprio. Ah, oggi cioè mi metti la fragola nel panino. Fragoline. Mettiamo rosmarino fresco, profumi. Io voglio proprio portarti a spasso in questo bosco delle Alpi. Qui, profumi straordinari. Io più che altro rimango qua con sto panino. Chi si muove? Cioè,
Si va sulle Alpi per apprezzare i prodotti, però si lo fa qua. Quindi in padella, calda, fragoline, che ci metti con me? Rosmarino e una sfumata di vino rosso fermo. Ma proprio appena appena, deve cuocere un minuto, senti non che di più. È arrivata una... Hai sentito già questi profumi? Una vampata di profumo, che spettacolo. Ok, noi adesso siamo già pronti per comporre il nostro panino. Quindi cerchiamo di dare profumi proprio molto molto alpini. Quindi il nostro formaggio, perché non l'ho voluto cuocere? Perché? Perché il formaggio ha delle caratteristiche, soprattutto questi formaggi di malga, animali che hanno fatto pascolo, hanno dei profumi erbacei meravigliosi. E non vanno assolutamente... In cottura perdiamo tutto. Non perdiamo tutto. Quindi il formaggio leggermente scaldato, mettiamo la nostra un po' di misticanza per dare una parte vegetale e poi insomma così possiamo raccontare anche di aver mangiato un po' di verdura. Ma sempre, io dico sempre, quando c'è l'insalata, il piatto è dietetico. Qualunque cosa ci sia, è dietetico, quindi ci sta. Formaggio, carne, non fa niente. Esatto, e la nostra carne salata. Quindi ci sono tanti produttori. La prendi proprio appena affettata? Questa è appena affettata, non troppo sottile, a me piace. Non condita. E questa è scondita. Perfetto. Metterò soltanto un filo d'olio extravergine sopra, ma ha già, è talmente ricca di profumi e anche di spezie, no? Che non serve condirla molto. Metto solo un filo d'olio extravergine, scusami, ti passo davanti. No, è che... Così, e poi vado a completare, attenzione. E qui ci abbiamo ancora da usare la nostra maionese e le nostre fragoline ancora. Esattamente. Panino. Questo è memorabile. È memorabile. Io non ti dico quante fidanzate ho conquistato con questo panino. Non te lo dico, guarda. Sicuramente conquistavi pure me senza che avessimo dovuto avere implicazioni sentimentali. Però, vabbè. Ti ringrazio molto Daniele, per la fiducia. Andiamo a chiudere con la fragolina. Perché questa già l'hai preparata. Esatto, questa diventa così. Spettacolare. Quindi è una sorta quasi di confettura a pezzettoni grossi. Ragazzi, questo comunque non è, a parte le battute, non è un panino. Questo è veramente è un viaggio nell'universo della bontà. Perché vi assicuro che resistere ad azzannarlo è una prova... che su me va introdotta nelle prove di Ercole. Resistere a piatti del genere. Guarda, bisogna avere forza di volontà. Mi faccio risultato complimenti c'è. A te. Bravo Marcello. Non è che risultato, è una cosa... Che dici? Vabbè, bella, buona e me ne vado. Grazie, e me ne devo Marcello, andare. No. Sei sempre gentilissimo. No, no, sei te che sei bravo.